l'ultimo appuntamento in casa per questo 2021. I ragazzi di Mister Vincenzo Italiano sfideranno il Sassuolo, ma prima delle vacanze natalizie ancora un altro appuntamento. Ci sarà infatti il Verona fuori casa. The stud down on the corner block. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle my own business. I'm a boss, baby. I'm a boss. Sei pronto per questa ultima giornata in casa 2021? Prontissimo, oggi si vince. Quanto? 2-0, doppietta di Vlahovic, supera il record. E il voto quindi a questa stagione? Per ora 7. Bisogna vincere tutte le maniere, senza discussioni. Ultima partita in casa 2021, si fa un bilancio di primo quadrimestre? A pagellina. La pagellina è buona, dai. Si vende da degli anni che non si può essere che contenti. Insomma, si è rivisto un bel po' di gioco. C'è entusiasmo, io devo essere contento, dai. Avanti così. Avanti fino alla fine dell'anno, fino alla fine del campionato. 2-1 Viola. Ma io non lo so, di pronostico sono anche un po'... Scaramante. Esatto, però sì, è una partita importante che sarebbe da vincere. Perché insomma anche con i risultati che abbiamo visto delle altre squadre che sono vicine in classifica è importante. Senti, pagellino a metà anno, che voto diamo? Alla Viola in generale, sì. Beh, 8 dai. Cavolo, io sono contentissimo, sono veramente tanto contento. Poi cioè, guardando anche diciamo gli ultimi anni e queste cose così, anche 9, 9 e mezzo, siamo contenti, siamo molto contenti. La marcatura va a Fratesi con velocità, si propone anche Kyriakopoulos, il pallone per Scamacca, il tiro di Scamacca e c'è il vantaggio del Sassuolo al 31esimo. Frattesi e il Sassuolo raddoppia al 36esimo per il capitano, pallone sul primo, sfera che resta lì, Callejon, deviazione, cosa ha preso? Consigli, palla sul limite per andare a calciare, attenzione, Vlahovic va col mancino, il pallone dentro per Bonaventura, non ci credo. Fiorentino che vuole sfruttare anche questa occasione, pallone sul secondo, salta di testa Martini, incredibile, e poi un altro colpo di Reni, di Consigli, solo ha delle qualità, occhio, Torreira aggancia il pallone, manda in porta Vlahovic, il sinistro di Vlahovic, gol! 2-1 Fiorentina, si torna in partita al 50esimo, andiamo! Mamma mia, sembrava alta, da come l'ha colpita, invece ha tirato proprio sopra Consigli in uscita, alla Balbo, palla sotto la traversa, Consigli, Torreira, serve Bonaventura, Saponara, pallone dentro per Vlahovic, serve uno scarico, Bonaventura e poi Kirikes, Vlahovic, Torreira! Goal! Torreira! 2-2 Fiorentina! Mamma mia! Ma che calcio è? Ma che calcio è? Un flipper dentro l'area del Sassuolo, di tutto, la palla rimbalza su ma almeno due giocatori del Sassuolo, la ma tocca poi bello. Consigli appena, ma Torreira prima di tutti come un ma attaccante e il buitre Torreira in questo caso va bello. Lì sulla riga di porta a anticipare il numero 47 del Sassuolo per un gol strameritato. Consigli, Berardi chiuso da Biraghi, crolla a terra il centrocampo, seconda munizione per Biraghi. Tipo il direttore di gara praticamente, manda tutti negli spogliatoi. Finisce 2-2, il Franchi recuperano nel secondo tempo i gol di Vlahovic che diventa così il miglior marcatore di Serie A dagli anni 60 insieme a Ronaldo e poi secondo gol arriva da Lucas Torreira. So you're here from New York? New York, yes, straight from Brooklyn. We're here to support our friend Joe Barone. Okay, and you like Fiorentina, you like Frankie, you like yes. Firenze? Yes, absolutely. The food is fantastic, the weather is fantastic, and you have a beautiful woman like you.
Thank you. And you're from Miami? Exactly, yes. What do you think about Florence and this kind of Fiorentina? Beautiful town. I have been in love. I have been here every year since 40 years. And you like this soccer team, this soccer match? Fantastic. It's been a great game. Unfortunately, the referee, I think, affected, you know. Bene. Va bene? Sì, tante azioni abbiamo fatto. L'hanno regalata praticamente, perché l'arbitro, il rigore alla fine c'è Nico Gonzalez, c'era. C'era. Salutate Forza Viola! Forza Viola! Com'è andata questa partita? Bene. Sei divertito? Sì. Mi fai un Forza Viola? Forza Viola! Com'è andata? Insomma, è andata bene, per come si era messa. Abbiamo... si è recuperato, dai. Primo pareggio di questa Fiorentina. Purtroppo sì, l'uscita di Biraghi secondo me ha condizionato la partita, perché altrimenti è una partita che questa avremmo vinto sicuramente. Quindi... Pagellino di questa Viola di metà anno? 7,5. Ah, ricordo a Barone la promessa che ho fatto, l'ultima del campionato si gioca con la Juventus, siccome non si vincerà il campionato io faccio il giro del campo, basta. Questa è la promessa fatta a Moena. Questa è la promessa fatta a Moena e voglio che sia mantenuta. Va bene, ce ne ricorderemo. Grazie. Primo pareggio allo stadio. Sì, davvero, è stata però una partita combattuta, hanno trovato un portiere miracoloso oggi, ha fatto dei miracoli pazzeschi. Comunque è stata una buona partita, peccato è stata sciupata dall'arbitro, perché se si rimaneva 11 contro 11 secondo me poteva essere un'altra vittoria, sicuramente. Sei divertito, com'è andato? Sì, davvero, avevano il portiere miracoloso, ha fatto 3-4 parate incredibili. Senti, un voto di metà anno, il pagellino, lo diamo? Ma io darei un 7,5 sicuramente. Per una volta dallo te il voto, dai, che a scuola di solito te lo danno le maestre. Io darei un 8. È andata bene perché, considerando che la squadra era sotto dai primi minuti del primo tempo, 2-0, l'abbiamo recuperata al 2-2. Quindi bene. Senti, ci saluti con un Forza Viola guardando in camera? 1, 2, 3. Forza Viola! Babbo Natale che tifa Viola innanzitutto, com'è andata? Sì, poteva andare meglio, poteva andare anche peggio, ma poteva andare anche molto meglio. Primo pareggio della stagione. E allora, noi diciamo che quando siamo intervenuti sempre sotto questo periodo natalizio, in presenza allo stadio, è sempre andata bene. Quest'anno un pochino meno bene, ma per come la partita è andata bene. Andava bene. Non vogliamo dare un voto a questa stagione della Fiorentina? Direi che ci sta facendo un po' sognare ora in questo momento, perché non eravamo molto abituati a vedere delle partite del genere, a vedere questo carattere, a vedere questa determinazione. Bene che sia così, speriamo che il sogno possa anche durare e che si possa arrivare perlomeno a fare qualche partita in Europa. Grazie, allora ci saluti con buon Natale. Buon Natale a tutti e niente, io faccio parte della compagnia dei Babbi Natale. Per noi è Natale tutto l'anno, aiutiamo tutti quelli che hanno bisogno 365 giorni l'anno. Buon Natale.